Si è tenuto venerdì 7 aprile, nella sede della città metropolitana di Torino di Corso Inghilterra, il convegno Nuove prospettive del diritto alle origini, tra diritto, politica e vita vissuta, organizzato dalle associazioni Figli adottivi e genitori naturali, Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche, Prisma Luce e CAIO, con il patrocinio della città metropolitana di Torino. La città metropolitana ha due ruoli fondamentali, quello di archiviare le buste chiuse e quello di gestire tutta la documentazione dei minori. Quindi stiamo facendo un ottimo lavoro perché abbiamo buste chiuse fino al 2006, dal 1929, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro di archiviazione perché l'archivio ex IPIM è gestito dalla città metropolitana in via Maria Vittoria presso Palazzo Cisterna. Il tema del diritto alle origini, vale a dire la possibilità per tutti coloro che non sono stati riconosciuti alla nascita di risalire all'identità dei genitori naturali e i suoi sviluppi giurisprudenziali, sono stati discussi da avvocati, magistrati ed esperti. In seguito si è dato spazio alle esperienze di cittadini che hanno presentato istanze ai tribunali per i minorenni, seguendone l'iter giudiziario e tratteggiandone le storie di vita. Il diritto alle origini oggi in Italia coinvolge 400.000 persone. Malgrado alcune sentenze della Consulta e della Cassazione e un disegno di legge già approvato alla Camera e tuttora giacente in Senato, questo diritto nella legislazione italiana non è riconosciuto ed è necessario che trascorrano 100 anni perché siano rese note le generalità della donna che si avvalsa del diritto di partorire in anonimato. Passerà questo disegno di legge e tutti i figli non riconosciuti alla nascita potranno richiedere di interpellare la madre biologica attraverso il Tribunale per i minori, che con assoluta riservatezza appunto la interpellerà e le chiederà se è intenzionata a rimuovere l'anonimato espresso all'epoca del parto. Un anonimato ovviamente di tanti anni addietro, in situazioni sicuramente diverse da quelle attuali, per cui questo disegno di legge potrà rappresentare anche per queste madri una nuova possibilità per una decisione diversa da quella che poi hanno costrette all'epoca prendere per diverse necessità.